Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Ok, come vi ho promesso, eccovi il video di Clash Royale. Allora ragazzi, questo devo dire, l'ho provato e devo dire che mi ha gradito veramente questo gioco. Mi piace, come voi sapete, a me piace moltissimo il gioco di carte. Quindi giocare Clash Royale in versione carte è veramente qualcosa di spettacolare. Mi è piaciuto così tanto che adesso ci vorrei fare una serie, cioè qualche serie di gameplay sul mio canale. Spero che vi piaccia ed eccovi che va contento con Clash Royale sul mio canale. Allora, come vedete, sono agli inizi, quindi ho fatto qualche quattro battaglie di prova sul campo di prova. Quindi adesso vedremo cosa abbiamo sbloccato insieme. Allora, oro. L'oro serve praticamente ad aumentare le esperienze degli altri, come diciamo il cavaliere. E anche le frecce. Ok. Logicamente mi sta dicendo di cliccare sul cavaliere e migliore con 5 monete, che aumenta punti di ferita, danni al secondo e danno. Va bene, miglioriamo. E quindi abbiamo portato il cavaliere a livello 2. Molto bello, ragazzi. Mi piace questo gioco di Clash Royale. Vi devo dire, devo essere sincero, mi piace molto di più di Clash of Clans. Quindi ragazzi, se vi piace, posso portarvi sul mio canale almeno 2 volte alla settimana. Quindi devo cercare anche di organizzare che video caricare durante la settimana, perché c'è Naruto, Yu-Gi-Oh!, Clash of Clans, Clash Royale e Pokémon carte collezionabili online. Quindi devo gestire un po' la situazione. E devo capire bene se vi piace o meno Naruto, se volete che vi porti a Moschettiere, se vi porto a posto di Naruto Clash Royale. Vedete voi ragazzi, così mi organizzo anch'io. Allora, abbiamo sbloccato Moschettiere, carta rara, che non è niente male. Poi apriamo un'altra cassa. Ok, l'oro ci serve. L'arciere a livello 2 lo porteremo presto, e il cavaliere 2 di esperienza. Apriamo l'ultima cassa. L'oro. Arciere, perfetto. Oh! Orda di scheletri, carta epica, bellissimo. Andiamo subito ad aggiungerlo. Ah, già automaticamente si è aggiunto. Ok, allora noi aumenteremo a livello 2 l'arciere. Perfetto. Poi qua non c'è niente, c'è niente, c'è niente, va bene. Poi queste altre si devono sbloccare. Perfetto, ragazzi. Andiamo subito a fare la battaglia sul campo di prova insieme a voi. Così vediamo insieme se riuscirò almeno a vincere insieme a voi. Ma sì, che riusciremo a vincere. Allora, schieriamo. Questo qua, dai. Poi l'arciere. Allora, metteremo il cavaliere. Ok, il gigante è appena uscito, quindi mi serve il gigante, dai, mi serve il gigante. Ok, mettiamo il gigante in azione. Mettiamo bombarolo. Mi piace questo bombarolo, lancia delle bombe assurde da lontano. Poi mettiamo questo qua, lo voglio provare. Wow, bellissimo. Bellissimo. Certo che un colpo li distrugge. Lo manderemo il cavaliere. Ok, poi manderemo il gigante, dai, mettiamo. Mi serve il gigante qui, sì. Mettiamo il gigante. E mettiamo il bombarolo, dai. Ok, va bene. Poi possiamo mettere delle frecce qui. Anzi, mettiamo orda di scheletri all'attacco. Perfetto, possiamo mandare l'arciere qui. Ormai è fritto l'avversario. E abbiamo vinto.
Perfetto. Bello ragazzi, bello, mi piace moltissimo questo gioco. Nel frattempo che aspettiamo questi secondini qua, noi andiamo avanti. Campo di prova. Ok, vediamo se adesso... Allora, cavaliere, possiamo mandare cavaliere e scheletri. Sì, facciamo così, va. Cavaliere e lorda di scheletri. Ok, poi mandiamo... moschettiere. Poi mandiamo il bombarolo. Il gigante, eccolo qua. Aspettiamo il gigante. Perfetto, abbiamo già distrutto. Allora, il gigante è qua. Quindi mettiamo il gigante. Poi mettiamo il cavaliere. Poi mettiamo il Lord dei Scheletri. Mi piace questo Lord dei Scheletri. Allora, vediamo se mandare l'arcieri. E facciamo, secondo me, un attacco di frecce qui, in questa distanza. 55, ok, questo è finito. Allora, aspetta, aspetta, prima di questo mandiamo il gigante. Sì, possiamo mandare il gigante e poi il cannone. Allora, intanto mettiamo il gigante qua e bombarolo, vai. Ma perché sono a sinistra il gigante? Non lo capisco. Comunque, mandiamo anche il cavaliere, già che ci siamo. Dai, vuoi provare con la palla di fuoco qua? Cosa succede? Ok, ci è arrivato. E abbiamo vinto. Elisi per due. Perfetto. Qual è il tuo nome? Spider, logicamente. Ok, lasciamolo. Manca l'ultima battaglia. Che ne dite, ragazzi? Lo facciamo? Ormai abbiamo registrato 8 minuti. Ma sì, dai, facciamo l'ultima battaglia. Dopo apriremo le tre cassette. E vediamo cosa otteniamo. Allora, ok, allora mettiamo subito gli scheletri e l'arciere, va, mettiamo dei arcieri. Aiaiai, ma subito mi ha distrutto. Allora facciamo così, riposiamoci un po', mettiamo il gigante da una parte, poi metteremo gli scheletri. Ok, possiamo mandare il cavaliere qua, ma se lo manderemo. Ok, allora, poi possiamo... No, aspettiamo un po', aspettiamo un po'. Mandiamo l'orda degli scheletri e poi mandiamo il cosiddetto moschettiere. Ok, perfetto. Ah, yeah, piazza pulita sta facendo. Allora, il gigante sta per venire, perfetto. Sì, facciamo venire. Allora, intanto mettiamo una palla di fuoco. Mi sa. Adesso, dai. Boom. Ok, distrutto. Il gigante è qui. Quindi adesso aspettiamo un pochettino che si carica l'elisir. Così mettiamo il gigante qua. Il bombarolo qui. E poi possiamo mettere l'orda dei scheletri. E la mettiamo qua. Perfetto. Dai, che abbiamo distrutto, dai. Che mettiamo gli arcieri. E abbiamo vinto. Sì. Perfetto. E tre coppe anche questo campo. Allora, baule d'argento, bellissimo. Invece è un gioco creatore in cui è possibile. Oh, ok, grazie, grazie, grazie. Arena sbloccata, quindi carte sbloccate. Abbiamo ottenuto queste carte. Ok, chiudi.
3 ore, mamma mia. Allora, noi utilizzeremo le 18 gemme, quindi aspettiamo un pochettino, eh. Voglio un omaggio. Allora, apriamo questo baule. Ok, l'oro. 2 gemme non vanno male. Bombarolo a livello 2. E Goblin a livello 1. L'arciere. Che va bene, dai. Apriamo un'altra cassettina. L'oro va benissimo. Le frecce vanno bene. Cavaliere, l'esperienza 3. Ok, l'arciere a livello 3. Ok, possiamo aumentare a livello 3. Il cavaliere, che non è niente male. E poi sbloccheremo per 18 gemme. Vediamo cosa abbiamo. L'oro 22. Oh, perfetto. L'arciere livello 2. E anche il cavaliere, dai. E le frecce. Allora, facciamo così adesso. Aumentiamo l'esperienza al cavaliere. E così abbiamo fatto aumentare il livello 3. Poi l'arciere. Anche di livello 3. Perfetto. Anche bombarolo, che mi piace moltissimo questo bombarolo. Allora, mi piacerebbe anche il gigante livello 2. Oh, torre del re aumentato. Torre dell'arena, ok, perfetto. Il goblin non mi interessa mica, adesso, ragazzi, devo essere sincero. Sono contento del mio deck, cioè per adesso va bene così. Allora, cos'è qua? Cosa c'è? Ah, ok, qua è un'altra roba. Vabbè, ragazzi, sto registrando circa 13 minuti. Ok, ragazzi, che dirvi? Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete che vi porti Clash Royale sul mio canale molto spesso, fatemi sapere nei commenti sotto il video e ditemi se vi è piaciuto. E vi piace, vi piacerebbe come serie sul mio canale. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video su Clash Royale. Ciao!